Andiamo avanti a leggere, siamo ancora arrivati in fondo, eh? 23, siamo arrivati al 22. 22. Ed ora ecco, io devo andare a Gerusalemme senza sapere quel che mi accadrà. È lo Spirito Santo che mi spinge. Durante questo viaggio lo Spirito Santo mi avverte e mi dice che mi aspettano catene e tribù. Dicevo appunto, queste sensazioni, questi annunci, questi avvertimenti, vai là e là sarà così, là succederà questo, succederà quello, ma... Però sa che deve andarci a Gerusalemme. Tuttavia, quel che più mi importa non è la mia vita, ma portare a termine la mia corsa e la missione che il Signore Gesù mi ha affidato, annunziare a tutti che Dio ama gli uomini. E questo, dopo 2000 anni, resta ancora la grande novità. È ancora la grande novità. Avanti. Ecco, io sono passato in mezzo a voi, annunziando il regno di Dio. Ora so che voi tutti non vedrete più il mio volto. Per questo oggi vi dichiaro solennemente che se qualcuno di voi non accoglie il Signore, io non ne ho colpa. Io infatti non ho mai trascurato di annunziarvi tutta la volontà di Dio. Badate a voi stessi e abbiate cura di tutti i fedeli. Lo Spirito Santo ve li ha affidati e vi ha fatto essere loro pastori. Dio si è acquistata la Chiesa con la morte del Figlio suo e ora toccarla con i pastori. Io so che quando sarò partito, altri verranno fra voi e si comporteranno come lupi rapaci e si faranno del male al gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse e cercheranno di tirarsi dietro altri credenti. Perciò state ben attenti e ricordate che per 3 anni, notte e giorno, non ho mai smesso di esortare ciascuno di voi, anche con le lacrime. Ecco, io vi affido a Dio e alla parola che annuncia il suo amore. Egli ha il potere di farvi crescere nella fede e di darvi tutto quel che ha promesso e a quelli che gli appartengono. Io non ho desiderato né argento né oro, né i vestiti di nessuno. Voi sapete bene che alle necessità mie e di quelli che erano con me, ho provveduto con il lavoro di queste mie mani. Ho sempre mostrato che è necessario lavorare per soccorrere i deboli, ricordandoci di quello che disse il Signore Gesù. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. E dovessimo ricordarcelo un po' più spesso questo, eh? Quando ebbe finito di parlare, Paolo si inginocchiò con i responsabili della chiesa di Efeso e insieme si misero a pregare. Piangevano tutti, si gettavano al collo di Paolo e lo abbracciavano. Erano molto tristi, specialmente per quello che Paolo aveva detto: voi non mi vedrete più. Poi lo accompagnarono fino alla nave. In quest'ultima parte c'è per me la cosa più importante, è quando Paolo indica quello che serve a loro per poter continuare a vivere la loro fede come comunità cristiane. In che cosa consiste? Cos'è questo qualcosa di essenziale, senza il quale sarebbe impossibile, ma col quale tutto è possibile? Dallo Spirito Santo, che è pure di tutti attraverso lo Spirito Santo, perché Cristo si è conquistato il suo popolo, diciamo. Sì, ma lo dice proprio con parole chiare qui. Quella C'è più gioia nel dare che nel ricevere. è la conclusione, è lo stile. Bra, vi affido, io me ne vado, non tornerò più. I miei aiutanti non so se potranno tornare, però vi affido a chi? A Dio e alla parola che annuncia il suo amore. Dio è la sua parola. E Cristo? È la parola. C'è la parola scritta, che è la Bibbia, e che di Gesù non parla ancora perché non gli abbiamo sta scritta niente, che l'epoca lì. E c'è la parola vivente, che è lui. Dio, Cristo, parola. Una comunità cristiana è vero che può stare in piedi con questi tre pilastri? Dio, Padre, Figlio, Spirito, Cristo, parola scritta. Sì, o sì? E perché noi con quelle tre cose le andiamo a fondo? Pensavo di dura cervice. Dura cervice poi? Non so, non ci apriamo abbastanza. Non ci apriamo lo spirito poi? Siamo deboli poi? capaci di sentirci amati, come diciamo. Siamo capaci di sentirci amati poi? Assoluto. È vero, noi non siamo capaci di
di imparare davvero a affidarci alla parola, né affidarci a Dio prima, né affidarci alla parola. È vero, se siamo qui è perché siamo interessati, ma io non sto parlando di noi quattro che siamo qua, come comunità cristiana. Ma questo è il mio peccato originale. Ce l'ha detto anche i ragazzi che sono passati di qua, i due gruppi di catechismo, quelli che ci hanno detto che la parola di Dio non rientra tra le loro priorità. Non è una priorità, di fatto. E non per colpa di ragazzi e neanche di catechisti. È che nell'idea che noi Chiesa italiana abbiamo del nostro essere Chiesa, non rientra la priorità della parola. A parola il disomo, San Pietro da buco, ma dopo basta. Di fatto. Speriamo che qualcosa cambia andando avanti. Se Papa Francesco dice che il metodo delle strizzatine che sono utili, speriamo. Però, per esempio, anche partecipare al corso biblico, ma sì, poi quando siamo fuori, durante la settimana non prendiamo in mano, non cerchiamo di rifletterci sopra cosa che resta alla fine. È vero o no? Per me è più facile farlo, perché dovendo parlare devo per forza rifletterci. Fare il corso biblico serve soprattutto a chi fa il corso. Chi lo utilizza dipende da come poi riesce a far diventare su quello che qui insieme si riflette, si dice. Che parliamo, non siamo qui a vivere, la vita si va fuori. Però quello che si sente qui diventerà vostro intanto in quanto voi gli permettete di diventarlo e non mentre siete qui. Se qui si fa, si sta attenti, si partecipa, a questo che manterrà, che lei la bella, che lei malsegna su. Ma poi bisogna dargli tempo dopo, altrimenti pian piano tutto sfoca. Siamo presi da 300.000 cose e dalla USPO che mi offrirò. Mi ha fatto soffrire abbastanza.